Buonasera, benvenuti a tutti. Allora, primo al Musil, perché primo al Musil? Allora, abbiamo pensato, io, Maria Luisa e Beatrice, in sostanza, di fare un primo maggio qui, per raccontare delle cose che nel primo maggio spesso sfuggono. Abbiamo cercato di mettere insieme, diciamo, vari racconti tessere una storia che riesca a tenere insieme quello che è stato il lavoro e quello che è. E abbiamo pensato di lavorare appunto sul doppio fronte del passato e del presente, evitando l'opposizione, perché spesso si fa così. C'è la nostalgia da una parte e c'è il presentismo dall'altra. E abbiamo cercato invece di creare una specie di gioco di specchi tra queste due dimensioni del passato e del presente, e lo spazio del museo ci è sembrato più adatto, perché il museo serve a questo appunto, non scatolare il passato ma cercare di farlo dialogare col presente. Quindi questa è l'idea di fondo. Abbiamo pensato di farlo come? Utilizzando quello che c'è, i materiali che abbiamo. Allora, i materiali che abbiamo sono sostanzialmente di due tipi. Il materiale video sono dei video che come Museo dell'Industria del Lavoro raccogliamo da alcuni anni, soprattutto grazie a un concorso, si chiama Concorso Gavioli, Roberto Gavioli, fondatore della Gamma Film, quando vedrete la mostra cinema. Quasi tutte le macchine, o soprattutto i pezzi finiti, i caroselli e così via, sono prodotti da questo inventore, che è stato molto importante nei cartoni animati, ma anche proprio nella storia del cinema italiano. Abbiamo pensato di dedicargli un concorso che raccolga documentari sul mondo del lavoro italiano. Va avanti da 6 anni, ha raccolto ormai 150 opere, e quindi alcuni spezzoni di alcune opere che ci sono arrivate, abbiamo pensato di metterle come prima parte della serata. La seconda parte della serata invece sfrutta il materiale umano, ed è allora Beatrice Faedi, non ci ha parlato, e la voce leggerà una serie di testi e dialogherà con Alessandro Adami alla chitarra. E la logica è sempre questa, di far suonare vari accenti, insomma, all'interno di una narrazione che non sarà sempre armonica, perché le storie del lavoro non sono sempre rose e fiori, come sapete, ci saranno appunto delle note diverse. Questo è il primo maggio che abbiamo organizzato, speriamo non sarà l'ultimo, anzi l'idea è che sia l'inizio, insomma, di una storia, anche di collaborazione tra Musil e Woman Lab, che è un'associazione nata da poco a Brescia, che lavora in modo diverso a livello di progettazione di inizio di nuove storie di lavoro. Ringrazio anche il Teatro delle Misticanze, che è il nostro partner storico e con cui faremo un nuovo evento a inizio giugno, cui vi do già appuntamento. E adesso buona visione e poi buon ascolto. Grazie ancora di essere qua.
di sana e robusta costituzione dovremmo nascere, di sana e robusta costituzione, pronti, impostati, dritti, geneticamente perfetti. Invece diventiamo piccoli, invece ci curviamo, ignobili, e non ci pentiamo mai. Italia bella mostrati gentile, i figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti nel Brasile e non si ricorda più di ritornare. Ancora qua ci sarebbe da lavorare senza andare in America a emigrare. Ancora qua ci sarebbe da lavorare senza stare in America a emigrare. Di sana e robusta costituzione dovremmo essere, di sana e robusta costituzione. Sani, virtuosi, onesti nei pensieri e nei gesti, invece ci sbraniamo avidi, invece ci vogliamo corrotti e non ci pentiamo mai. Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 s'avvicina, la fame ci ha dipinto sulla faccia e per guarirla c'è la medicina. Ogni po' noi si sente dire oh, là dove la raccolta del caffè. Ogni po' noi si sente dire oh, là dove la raccolta del caffè. Di sana e robusta costituzione dovremmo crescere, di sana e robusta costituzione, democratici, illuminati e laici, ma soprattutto liberi nel rispetto delle regole, donne e uomini attenti tra la terra e le nuvole di questa Italia labile che di mafia si nutre e mafia insegna ai suoi figli per amore dei soldi. Non ci rimane più che preti e frati, moniche di convento e cappuccini e certi commercianti disperati, di tasse non conoscono i confini. Verrà un dì che anche loro dovranno partir là dove la raccolta del caffè. Verrà un dì che anche loro dovranno partir là dove la raccolta del caffè. Di sana e robusta costituzione dovremmo leggere, di sana e robusta costituzione, e gioire di fondarci sul lavoro, di migliorarci nell'istruzione e nella giustizia, di realizzarci in nazione. Ma vedi? Lo Stato qui è solo una parola e la regola non è buona. Ragazze che cerca vanno un marito, vede un partire il loro fidanzato, vede un partire il loro fidanzato, e loro restano qui col sor curato. Verrà un dì che anche loro dovranno partir là dove la raccolta del caffè. Verrà un dì che anche loro dovranno partir là dove la raccolta del caffè. Di sana e robusta costituzione dovremmo insorgere, di sana e robusta costituzione. Invece siamo un popolo di depressi, oppressi da politici e banchieri che ignorano i diritti e ci propinano i doveri. Siamo la mano stanca dell'operaio, del contadino, siamo il gessetto sulla lavagna tra le dita di un bambino, siamo la ruga triste del pensionato solo, siamo il coraggio del magistrato che ucciso cade al suolo. Di sana e robusta costituzione dovremmo vivere, di sana
e robusta costituzione. Le case restano tu, te spigionate, l'affittuari perdono l'affitti, e i topi fanno lunghe passeggiate, vivono tranquilli con tutti i diritti. Verrà un dì che anche loro dovranno partir, là dove la raccolta del caffè. Verrà un dì che anche loro dovranno partir, là dove la raccolta del caffè. Verrà un dì che anche loro dovranno partir, là dove la raccolta del caffè. Con tutto il corpo si può lavorare, perfino con la bocca lo puoi fare. Ci sono gli assaggiatori, gli esperti di gusti e sapori infiniti. Con le dita si può campare, scrivere, cucire, rammendare, riparare, tagliare, guarire. Ci sono i chirurghi che la mattina presto restituiscono la vita. Anche con i piedi si può arricchire, purché siano piedi divini, non da cretini. Ci sono i calciatori che hanno una chiara visione del gioco. Con i capelli puoi diventare un maestro, li riconosci, sai come trattare, accarezzare. Barbieri e sarti sanno bene che cosa fare e dire. Con la lingua diventi un signore, se la retorica non ti spaventa e la politica ti accontenta e la menzogna sai confezionare. Con le orecchie e gli occhi, se fai la spia e come direttore d'orchestra o la maestra, con l'anima candida può prosperare come un santo. E con il sesso, ma certo, dicono che sia il più antico lavoro del mondo, a pagamento o per pura generosità, quando si chiama paternità o ancora di più maternità. Anche la nascita è già un lavoro, la prima barriera da sfondare, il primo muro da arrampicare. Con tutto il corpo si deve lavorare, non c'è alternativa. O il lavoro o la fine della vita. Oh cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, mi han licenziato senza pietà. E la ragione è perché ho scioperato per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro, della libertà. Quando la lotta è di tutti e per tutti, il tuo padrone vedrai cederà. Se invece vince perché i crumiri gli dan la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, noi si chiamava i compagni alla lotta. Ecco il padrone fa un gesto, una mossa, e un dopo l'altro cominciano a entrare. Oh cara moglie, dovevi vederli venire avanti curvati e piegati, e noi gridare crumiri venduti, e loro dritti senza piegar. Quei poveretti facevano pena, ma dietro a loro là sul portone rideva allegro il porco padrone. L'ho maledetto senza pietà. Oh cara moglie, prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà, che ha
da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Chi ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Sono destinata a un grande lunedì, ben detto, ma la domenica non finisce mai. Come per ogni autonomo di seconda generazione, essere disponibili per me è un imperativo. La mia giornata lavorativa perde confini in una rincorsa affannosa di urgenze e telefonate. Sto sempre sul mercato. Con la fine dell'ultimo corso finisce anche la mia occupazione. Il margine di rischio perché i progetti possono non essere approvati. Vivo nella necessità costante di accantonare lavori. C'è sempre un motivo per non rifiutare un lavoro, anche quando ti sei appena resa conto che stai scoppiando. Oggi lavoro contemporaneamente a progetti che partiranno fra 6 mesi, sempre che siano finanziati, e a progetti che ho pensato un anno fa e ormai sembrano appartenere a un'altra vita. Sarò pagata in funzione dei tempi di erogazione del contributo da parte dell'ente erogatore. Nessuno dei miei progetti sopravvive da solo. Bisogna nutrirli tutti, ricostruirne continuamente il senso, rassicurare i committenti che si sentono sempre abbandonati. Un'opera infinita di tessitura di cui si dice le donne siano maestre dall'alba dei secoli, ma che resta invisibile e non retribuita. Nell'ingresso, in questa sala, nello studio, nel corridoio, su questo tavolo che tra 4 ore si piegherà, si allungherà, ruoterà su se stesso, si chiuderà per riaprirsi diverso, lavoro. Su questo piano conquistato, condiviso, rimediato, arrangiato, piccolo, troppo piccolo, stretto, scuro, troppo scuro, pieno, troppo pieno, poggio i polsi, i gomiti, gli avambracci, le caviglie, i talloni, questo è un angolo tutto per me. L'ho scritto sopra, davanti, fuori, che sia chiaro a tutti. Sgombro esposto, libri, camicie, giocattoli, tazze, bicchieri, posate, bollette, volantini pubblicitari, ricette mediche, telecomandi, pietanze, lenzuola, riviste, pigiami. Rassetto e guardo la ricomposizione dello spazio che si appresta ad accogliermi acerba. Mi svesto e mi rivesto. Tolgo gli strati della notte, sistemo i capelli, mi piaccio o non mi piaccio, mi guardo, sono lo spazio intorno che dice di me. E siedo dietro a questa finestra sporca, sempre sporca, davanti a questo stendino pieno, ancora pieno, accanto al mio disordine. Buongiorno. Tra l'aspirapolvere e la libreria, l'attaccapanni e la porta, il divano e lo scaffale, le fotografie e i CD, penso e risolvo, chiamo e scrivo, elenco e porta termine, progetto, correggo, traduco, disegno, taglio e incollo, dico la mia, sul mondo, nel mondo, resisto, invento, insisto, sono dentro e fuori dal mondo, sulla soglia del mondo, monto, smonto, rimonto, rendi conto, mi disperdo intorno, raccolgo i cocci, mi compongo, mi scompongo, mi ricompongo ad ogni angolo, chi cerca trova e salva con nome, invio. Polvere, c'è della polvere nel mezzo e io mi muovo senza scarpe da una stanza all'altra, da una casa all'altra, porto l'ufficio in borsa, per strada, in treno, libera dai fili, senza più fili, appesa un filo, rispondo, pronto? Non mi vedi ma ci sento. Non rispondo, ti sento ma non ci sono. Tarantella di tasti e schermi, cuffie e microfoni, dita veloci, sguardo fisso, gambe piegate, sempre piegate, organizzo e trasloco, cartelle, scatole, scatoloni, sul monitor, nella stanza, oltre queste mura, ho sete ma non bevo, ho fame ma non mangio, che fai? Corro. Io ti vedo ferma e io ti dico che sto correndo. La mattina
innalzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina appena alzata. In risaia mi tocca andare e fra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e fra gli insetti e le zanzare. Un dur lavoro mi tocca fare, il capo in piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone e noi curve a lavorare. Oh mamma mia, oh che tormento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ma verrà un giorno che tutte quante. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. A un certo punto, dall'angolo del tavolo più lontano, sento arrivare una musica diversa. Mi fa bene come un sorso d'acqua fresca in mezzo a un deserto. È una donna sui 35, bionda, minuta, ma in qualche maniera forte. Parla timidamente, ma porta con sé qualcosa di nuovo e conquista subito l'attenzione di tutti. La sua canzone è diversa. Tua moglie che provava il suo vestito nuovo e sorrideva, con tua figlia che lavava i piatti in cucina e non capiva, con la radio che ronzava per il mondo cose strane e il respiro del tuo cane che dormiva. Decido di concentrarmi anche sulle parole. Maria, si chiama così, sta raccontando una storia piccola ma bellissima. Manda una luce di cui tutti a questo tavolo abbiamo bisogno. Dice che lei un posto fisso ce l'aveva e come, e ben pagato, proprio in una grande azienda locale, ma che l'ha lasciato per inseguire il sogno di coltivare il suo pezzo di terra. Così ha messo in piedi un'azienda agricola. Dice che dopo 2 anni di duro lavoro quest'anno lei e il marito assumeranno un ragazzo, forse addirittura 2. La verità è che faticano a trovarlo. Nessuno pare più disposto qui a lavorare la terra. La sua espressione, mentre pronuncia queste ultime parole, è però più divertita che indignata. Con gli occhi pare aggiungere qualcosa tipo: naturalmente so che non è così, devo solo continuare a cercare, in fondo è normale. Ma qualcuno racconta ai ragazzi il bello di questo lavoro? Coi tuoi santi sempre pronti a benedire i tuoi sforzi per il pane, con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale che sembra vera, con il letto in cui tua moglie non ti ha mai saputo dare e gli occhiali che fra un po' dovrai cambiare. L'uomo che stava parlando prima di Maria reagisce come ad un affronto. Tiene a conservare il controllo del tema che stiamo suonando
Attacca Maria, chiedendole sgarbatamente quanto guadagna. Lei si fa rossa, forse più per imbarazzo che per irritazione. Dice la cifra, lo fa con estremo candore. È poco, molto poco, per una persona che lavora anche 10-12 ore al giorno. Aggiunge però una cosa, che per lei la vita e il lavoro sono mischiate. Non riesce proprio a tirare una riga e a separarle, metterle una di qua e una di là. Guadagnava di più prima, dice, ma vive meglio adesso. Comunque, conclude, sa benissimo che quella è una sua scelta e il ragazzo che sta cercando avrà un regolare contratto, non dovrà certo stare sui campi con lei dall'alba al tramonto, ma l'uomo la incalza. Il suo volume adesso squarcia le casse. Ha bisogno di riportare la piccola impresa di Maria nell'ombra. Spiega che è normale che non stia trovando nessuno, pochi soldi e troppe ore, per di più a zappare. Le parole che lei ha appena usato per descrivere la felicità nel sudore di certe mattine non le ha volute sentire. È spaventato da una prospettiva in cui vita e lavoro siano riconciliate. Le ha sempre viste lontane, divise. Se la vita resta fuori, materia del tempo libero, allora le ore di lavoro possono essere contate, misurate, difese, vendute, contrattate, monetizzate. Giustificano il braccio di ferro in cui lui stesso è protagonista, di cui riconosce le regole, l'avversario, le sconfitte e le vittorie. Non riesce a vedere nel racconto di Maria, di 100 Marie, alcuna opportunità economica per il territorio, perché in testa ha l'economia di sempre, il territorio di sempre. Con il tuo francescanesimo a puntate e la tua dolce consistenza, col tuo ossigeno purgato e le tue onde misurate in una stanza, col permesso di trasmettere e il divieto di parlare e ogni giorno un altro giorno da contare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? E non riesci più a volare. Ben presto capii che la mia volontà di conoscere gli italiani era spesso un'isola, che la gente in genere non si accorgeva dei miei bisogni affettivi e di relazione non per cattiveria, semplicemente per indifferenza. Il mio essere straniera era spesso oggetto di pura curiosità, ma non di interessamento e voglia di reciprocità e amicizia. Questo stato di cose accresceva il mio senso di solitudine e spaesamento. A volte mi sentivo un fantasma, un essere non appartenente a questo mondo. Nascere qui mi avrebbe fatta meno diversa agli occhi di tutti. Essere nata altrove era diventata la mia croce. All'anima mia spesso mancava il respiro. Allora credevo fosse il caldo afoso delle lunghe giornate estive della pianura padana. Oggi capisco che le mie funzioni vitali si erano rallentate, quasi fossero in letargo. Il corpo aveva bisogno di tempo, tempo per adattarsi alla mancanza del mare, all'assenza delle rugiade di buon mattino e alla luce del sole che ai tropici sorge tutto l'anno alle 5:30 del mattino. A quei tempi vivevo quasi sempre di attese. Una telefonata, una lettera, un ospite, un connazionale, un parente. Aspettavo che il postino suonasse il campanello per consegnarmi la busta verde e oro del mio amato Brasile. La mia contentezza lo contagiava. Ogni pacco o lettera dal Brasile me li consegnava compiaciuto, con un sorriso sulle labbra.
In quel giorno io mi sentivo appagata, realizzata, perché un pezzettino di casa era lì con me, tutta avvolta in una semplice lettera. Sotto la carezza dei nostri incontri metafisici, mamma, mi sentivo protetta. Ma appena mi voltavo verso la realtà e l'affrontavo, capivo la mia debolezza. Dovevo assolutamente darmi da fare. Ero pronta ad imparare bene l'italiano per poter meglio comunicare con la gente. Decise di riprendere gli studi, fare nuove amicizie, uscire, conoscere il nuovo mondo ed i suoi abitanti. Capivo che dovevo aprirmi anche verso l'Italia, cercando di dare vita ad un'esistenza significativa, al di là delle differenze e del dolore del distacco che ancora fortemente mi imprigionava alle radici. Conscia delle mie difficoltà e delle mie incertezze, tu mi aiutavi a credere che si può essere felici ovunque, che l'anima nostra non ha una patria, che molto dipende dal nostro impegno e dal coraggio nell'affrontare le sfide che la vita ci pone. La nostalgia, Sogat, che mi corrodeva dentro, che mi infuocava, non aveva ragione di esistere. Così partì alla ricerca incondizionata di umanità. Cercavo la gente, la loro amicizia, mi appropriavo a piccoli sorsi del nuovo mondo, volevo essere felice perché il mio dolore e la mia angoscia erano una sconfitta per tutti. Pur mantenendo saldi i legami con le origini, ero desiderosa di novità e di apertura verso le diversità umane e culturali. Mi impegnavo per rendere la mia esistenza forte e allo stesso tempo flessibile, elastica, disponibile al cambiamento. Non dovevo pensare che il ritorno in Brasile potesse placare tutte le mie angosce. Avrei fatto del male a me stessa ed alimentato la mia codardia. Una via d'uscita doveva esserci per chi migra. La voglia di integrazione, che non significa assimilazione, si faceva sempre più forte. In questa ricerca di una identità matura, l'Italia diventava quindi un punto di partenza come un altro per vivere pienamente con fierezza la grande consapevolezza di essere donna, moglie, madre, immigrata con un grande rispetto per se stessa, ma con un occhio di grandissimo riguardo e apertura verso il prossimo. Mamma, oggi, dopo tutti questi anni lontana da casa e da te, mi sento di dire che la vita da migrante, tutto sommato, non è un'esistenza da perdenti, da esuli in una continua ricerca di identità, di amore, di protezione, di dignità umana, economica e culturale. Non è nemmeno una vita a ritroso, aggrappata alle proprie origini e ai propri ricordi, è molto di più. È una vita da coraggiosi esploratori di mondi possibili che con il loro silenzio, la loro forza, la loro determinazione, la loro testimonianza hanno scelto di varcare i confini dei conformismi culturali e dell'indifferenza a favore di un mondo a più colori, più giusto, e dove ogni persona ha la sua importanza. Pensare alle migrazioni di uomini e donne in tutto il mondo in questi termini mi dà respiro, mi solleva dalle mie angosce e mi riporta ad un presente ancora da costruire, ma a un futuro di speranze per le nuove generazioni. Prima di salutarti, vorrei confidarti una cosa che ti farà sentire orgogliosa di me. Ti ricordi di quell'essere fragile, migrato in Europa tanti anni fa, generato da te, baciato dalla luce dei tropici? Seguendo i tuoi preziosi consigli, è cresciuto, si è irrobustito, rinforzato e si è trasformato in un albero rigoglioso, fiero della propria storia, delle proprie scelte e delle proprie radici. Un albero esotico che con fatica e perseveranza è riuscito ad attecchire e trovare una simbiosi con un terreno non sempre fertile e accogliente, ma egualmente capace di generare buoni frutti, se ben curato.
Il cammino è stato lungo e impervio, ma ora penso, anzi sono certa, di aver vinto la sfida che mi ha portato fin qua. È arrivata un'altra primavera, mamma, e il mio albero è fiorito e sprigiona tanta vitalità. Ed è anche grazie a te se l'Italia è diventata la dimora dei miei sogni. Quel giorno che sono andato a Settentrione, l'hai maledetto tanto, moglie mia. Peggio però la disoccupazione, che dalla nostra terra non va via, che dalla nostra terra non va via. La Svizzera ci accoglie a braccia chiuse, ci mette il pane duro dentro in bocca. 3 anni l'ho inghiottito a sto paese, 3 anni carcerato alle baracche, alla periferia in mezzo ai fossi. Siamo 40 uomini e una radio. Se vado in centro a fare 4 passi, le strade sono piene, piene d'odio. Lo sfruttamento è calcolato bene, ci carica a fatica ogni minuto, è un orologio di gran precisione. La Svizzera cammina col nostro fiato. Padroni, sulla terra ci volete per far la fame e per chiederne conto, ma verrà un giorno che la pagherete, che non partirà neanche un emigrante. Ma verrà un giorno che la pagherete, che non partirà neanche un emigrante, che non partirà neanche un emigrante, che non partirà neanche un emigrante. Io l'ho saputo mentre ero in Italia, dal telegiornale. Il servizio parlava di una nave, io la chiamo la nave assassina, che si era rovesciata al largo delle coste del Kenya. Era il 1 marzo 1991. In quel naufragio sono morti mio padre, sua moglie, i miei fratelli che erano rimasti in Somalia, un maschio e 2 femmine, e tutti i loro bambini, compresi 2 gemelli di 8 mesi. Quella notte sono annegate 15 persone della mia famiglia. Mio padre aveva 11 figli. Di questi, la maggioranza erano emigrati altrove. Quelli che erano rimasti a casa insieme a lui sono tutti morti insieme a lui. Dopo la laurea in lingua e letteratura a Mogadiscio, avevo cominciato un master in Turchia, mi stavo specializzando in lingua e letteratura araba. Dovevo tornarmene a casa in dicembre nel 1990, dopo la fine del semestre. Ma a Mogadiscio era scoppiata la guerra e papà mi ha detto che era meglio che io andassi in Italia da uno dei miei fratelli che viveva lì, a Milano. Lui ci avrebbe raggiunti poi tutti insieme e saremmo andati negli Stati Uniti, da un altro fratello, in Virginia. Come dico sempre, la mia unica fortuna è quella di avere parenti in tutto il mondo. In qualsiasi posto della terra ho la certezza di trovarci qualcuno che, come minimo, ha conosciuto i miei genitori. E io, una volta in Italia, aspettavo mio padre. Erano già 2 mesi che lo aspettavo quando abbiamo perso ogni contatto. Non auguro a nessuno di provare che cosa vuol dire cercare la propria famiglia da migliaia di chilometri di distanza, con le linee telefoniche saltate e i missili e la guerra. Milano e Mogadiscio fanno quasi 10.000 chilometri di lontananza e giorni pieni di silenzio, di assenza, di paura. Sentivamo le notizie al telegiornale o le leggevamo sui giornali. Siad Barre era scappato, Mogadiscio bruciava. La città era in mano a truppe senza comando, banditi senza anima. Entravano nelle case,
sgozzavano chi capitava, violentavano chi capitava. Mio padre aveva raccolto i nipoti, le sue cose, le carte importanti, compresi i miei documenti di laurea. E poi era partito verso il sud della Somalia per raggiungere una piccola città che si chiama Kisimayo. Da lì dovevano raggiungere Mombasa, in Kenya. I miei fratelli, che stavano in America, gli avevano consigliato di fare così: prendi qualsiasi mezzo disponibile, ma devi lasciare subito la Somalia. In Kenya poi sarebbe andato qualcuno a prenderli. L'ultima parte del viaggio se la sono fatta a piedi, con i bambini in braccio, perché le macchine con cui erano partiti erano state sequestrate dai soldati di non si sa quale esercito, a metà strada. Siamo riusciti a sentirlo un'ultima volta, mio padre, prima che si imbarcasse su quella nave che doveva portarli in Kenya. Io in Italia aspettavo e piangevo. Avrei voluto essere con lui, avrei preferito essere là, a camminare, a correre, a scappare, a soffrire. E lui invece mi diceva: ringrazio Dio che non sei qui. A Milano faceva freddo, era tutto grigio. Io pensavo solamente e continuamente: tra 2 settimane saranno qui. Poi una sera al telegiornale sento: una nave somala è affondata alle 4 del mattino di oggi. Non sono ancora chiare le cause, sembra fosse sovraccarica. Poteva trasportare forse 20 persone e invece ne aveva caricate oltre 100, disperate e disposte a qualsiasi rischio, e si era buttata ad affrontare l'Oceano Indiano, un po' come la storia degli albanesi, quelli che sono tutti morti annegati qualche anno fa. Tra il 1991 e il 1992 le navi somale, piccole e grandi, che cariche di dolore cercavano di raggiungere il Kenya o lo Yemen, erano centinaia ogni settimana. Da quel momento la mia vita è cambiata. Tutto è stato diverso a partire dalla guerra. Io ero una ragazza di 23 anni che studiava e sognava un futuro. A Mogadiscio avevo un fidanzato che si stava laureando in economia. Pensavo di sposarmi, pensavo che mio padre ci avrebbe regalato una casa. E invece sono qui a Milano da quasi 10 anni e faccio la cameriera. La mia famiglia stava bene economicamente. Mio padre era funzionario al Ministero della Difesa. La mia famiglia ha perso tutto. La morte di mio padre poi per me ha rappresentato la fine di molte ipotesi. Sono arrivati che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani e gli occhi al vento prima di andare via, fino alla strada, e con la notte intorno sono arrivati altipiano, uomini e donne con lo sguardo assorto dei seminatori di grano. E hanno lasciato quello che non c'era alla discarica e alla ferrovia. E hanno lasciato quello che non c'era agli occhi liquidi della polizia. E hanno disteso le mani e gli occhi al vento che li portava via. E hanno disteso le mani contro il vento che li portava via.
di maggio. Questa impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buio, o la baglia con cieche schiarite. Questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del Lazio. Spande una mortale pace, disamorata come i nostri destini, tra le vecchie muraglie l'autunnale maggio. In esso c'è il grigiore del mondo, la fine del decennio in cui ci appare tra le macerie finito il profondo e ingenuo sforzo di rifare la vita, il silenzio fradicio e infecondo. Tu, giovane, in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore, quantomeno sventato e impuramente sano dei nostri padri, non padre, ma umile fratello, già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto e noi morti ugualmente con te nell'umido giardino, questo silenzio. Non puoi, lo vedi, che riposare in questo sito estraneo, ancora confinato. Noia patrizia ti è intorno, e sbiadito, solo, ti giunge qualche colpo di incudine dalle officine di testaccio, sopito nel vespro, tra misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferri vecchi, dove cantando vizioso un garzone già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiedi, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi mi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi mi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.